Kenneth Erskine nasce a Putney, vicino Londra, nel 1962. Quando, dopo aver messo al mondo quattro figli, suo padre Charles, nativo dell'isola di Antigua, e sua madre, inglese, si separano, per il piccolo Kenneth inizia una via crucis fatta di affidamenti familiari e di scuola per bambini problematici. E infatti, nonostante l'abitudine di leggere le sacre scritture, il giovane è eccezionalmente vivace. Tenta per ben due volte di uccidere uno dei suoi fratelli impiccandolo. Durante una gita scolastica viene sorpreso mentre prova ad annegare i suoi compagni e in un'altra occasione ferisce alla mano un insegnante con un paio di forbici. Cacciato da scuola, Erskine, che conta già diverse denunce a suo carico per furto e aggressione, fa perdere le sue tracce iniziando a vivere senza fissa dimora e mantenendosi con furti in appartamento. Le uniche notizie che si hanno sul suo conto non lasciano sperare niente di buono. Per qualche tempo frequenta una comunità di rastafariani, seguaci di un movimento politico-religioso giamaicano che considera la razza nera come il popolo eletto e l'imperatore d'Etiopia come l'incarnazione terrena di Dio. Ma qui viene buttato fuori per la sua abitudine di rubare. In un'altra occasione piomba nella camera del suo ex amante e prova ad accoltellarlo, ma la sua vittima decide di non denunciarlo. La polizia lo pizzica diverse volte per i furti negli appartamenti e benché abbia seri problemi di ritardo mentale e sia patologicamente immaturo, Erskine non se la passa malissimo, tant'è che nel corso degli anni apre ben 10 conti bancari per depositare i proventi della sua losca attività. Poi, il 9 aprile del 1986, durante uno dei suoi furti, un interruttore scatta nella sua testa e la sua vita prende un'altra piega. L'uomo si introduce attraverso una finestra aperta nell'appartamento di Nancy Ames, un'insegnante in pensione di 78 anni che abita in un appartamento al piano terra in West Hill Road. È una tranquilla zona residenziale a sud di Londra, abitata principalmente da persone anziane. Le vittime predilette di Kenneth Erskine. Dopo essere entrato nella stanza dell'anziana signora, le sale sul petto con le ginocchia. Con la mano sinistra le tappa la bocca per impedirle di parlare, mentre con la destra le stringe la gola uccidendola. Dopo averle tolto la vita, le rimbocca le coperte e fugge portandosi via un televisore. Nancy Ames viene trovata morta 3 giorni più tardi e visto che non ci sono segni di effrazione e che la vittima è morta nel suo letto, il coroner stila un certificato di morte naturale. Il verdetto viene rivisto quando la badante della signora Ames, venuta a rassettare l'appartamento, si rende conto che manca un televisore portatile. La donna sporge denuncia alla polizia e l'esame del cadavere rivela che la signora Ames sia stata strangolata e che l'assassino l'abbia immobilizzata mettendosi sul suo torace, come chiaramente mostrano le contusioni sul petto. Sulla scena del crimine, gli inquirenti trovano un capello nero e riccio, il capello di un uomo di colore. L'assassino colpisce ancora 2 mesi più tardi. Il 9 giugno del 1986, quando, sempre tramite una finestra aperta, entra nell'appartamento della 67enne Jane Cockett, nel quartiere di Stockwell. Erskine toglie la vita alla sua vittima sempre bloccandola con le ginocchia e soffocandola, ma stavolta non si accontenta di uccidere. Le strappa la camicia da notte e la sodomizza, anche se in seguito l'autopsia non riuscirà a stabilire se questo sia avvenuto prima o dopo il decesso. Prima di darsela a gambe, stavolta senza rubare alcunché, il giovane rovescia tutte le fotografie presenti nella stanza. Come se provasse un senso di vergogna per essere stato visto commettere quegli atti animaleschi dai soggetti ritratti. In questo caso la polizia non ha molti dubbi che si tratti di un omicidio e saltano agli occhi le analogie con il delitto avvenuto in aprile. Gli inquirenti trovano anche una chiara impronta di un palmo, quanto basta per incastrare l'assassino.
Sempre che venga arrestato, ovviamente. Erskine resta inattivo per una ventina di giorni. Poi, il 27 giugno, in una casa di riposo nel quartiere di Clapham, si intrufola nella stanza di un ingegnere in pensione di 73 anni, Frederick Prentice. L'anziano signore ha il sonno leggero e durante le prime ore del mattino sente un rumore provenire dal corridoio antistante la sua camera da letto. Si alza e suo malgrado fa la conoscenza con il maniaco, che gli tappa la bocca e gli fa cenno di non fiatare. Subito dopo lo afferra per il collo e tenta di strangolarlo, ripetendo ossessivamente: uccidi, 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 uccidi. Mr. Prentice oppone una debole resistenza e riesce a schiacciare il campanello dietro di sé. Vedendo ciò, l'assassino si spaventa e scappa. Stavolta però Erskine ha lasciato alle spalle una prova ben più importante di un capello e dell'impronta di un palmo. Un testimone vivo. Prima che i detective possano fare il punto della situazione e comparare i tre crimini in cerca di indizi, Erskine uccide ancora. Evidentemente insoddisfatto dalla piega che hanno preso gli avvenimenti la sera precedente, il maniaco colpisce in una casa di riposo per anziani vicino allo Stockwell Park. Sempre utilizzando lo stesso metodo, si intrufola nella stanza di un anziano di 84 anni, Valentine Glime, quindi lo sodomizza. Ancora una volta, l'ordine dei fattori potrebbe essere inverso, ma mai come in questo caso, cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Non soddisfatto, entra nella stanza accanto, dove dorme Zbigniew Stabrava, un polacco 94enne che vive a Londra da circa una cinquantina d'anni. Come il povero Glime, anche lui viene brutalmente sodomizzato. Erskine, dopo essersi sfogato per ben due volte consecutive a distanza di pochi minuti, decide di farsi una doccia e di radersi con il rasoio elettrico di una delle due vittime. A questo punto uno degli infermieri del turno di notte si accorge del trambusto e chiama la polizia, ma il maniaco ha il tempo di togliere il disturbo prima dell'arrivo degli agenti. Cavalcando l'onda emotiva che la vicenda ha creato ed eccitata dall'odore del sangue, la stampa si butta sul caso battezzando l'assassino come lo strangolatore di Stockwell. La polizia istituisce una task force assegnando 200 uomini alle indagini e piazzando agenti in borghese nel quartiere nella speranza di cogliere l'assassino in flagrante. Nonostante il caldo, le forze dell'ordine consigliano agli anziani che abitano al piano terra di dormire con le finestre chiuse per evitare spiacevoli incontri notturni. Due settimane più tardi, Erskine, che nel frattempo ha avuto l'accortezza di spostarsi nella parte opposta della città, uccide nel quartiere di Ilsington un vedovo di 82 anni, William Carman. L'uomo viene trovato strangolato nel suo letto. Stavolta l'assassino, che ha seguito sempre lo stesso modus operandi e che come nel primo omicidio ha rimboccato le coperte alla sua vittima, ha rubato circa 300 sterline prima di abbandonare la scena del delitto pressoché indisturbato. Se non altro a Mr. Carman viene risparmiato lo stupro. Qualche giorno più tardi, il 12 luglio dell'86, un altro anziano viene trovato morto nella propria abitazione. Si tratta del 75enne Trevor Thomas, il cui cadavere viene rinvenuto dopo qualche giorno dal decesso nella vasca da bagno. In questo caso la polizia non ha la certezza che si tratti di un omicidio commesso dallo stesso maniaco, ed in effetti il dubbio permane tuttora. Dopo una settimana, l'ormai irrefrenabile Erskine mette a segno un altro colpo tornando dalle parti di Stockwell. Qui uccide sempre con lo stesso metodo il 74enne William Downes dopo essere entrato dalla finestra della cucina.
Questa volta, durante la sua scalata, lascia sul muro una serie di impronte decisamente chiare che permettono alla polizia di avviare un controllo incrociato dei propri archivi. Se come sembra l'assassino è un topo d'appartamento, ci sono ottime possibilità che sia schedato per qualche furto. Tutto ciò sembra molto semplice, ma nel 1986 l'informatizzazione degli schedari di Scotland Yard è appena agli inizi e la mole di lavoro è semplicemente immane. Gli inquirenti si gettano in una corsa contro il tempo e con il tempo dalla sua, Erskine vince il round successivo. Mentre la polizia è affaccendata, il killer uccide di nuovo il 24 luglio del 1986, il giorno successivo alle nozze di Andrea, duca di York, con Sarah Ferguson. Come molti sudditi di Sua Maestà, l'ottantenne Florence Teasdale aveva assistito alla cerimonia in televisione il giorno precedente e si era addirittura fatta i capelli per l'occasione. Non poteva certo immaginare che il giorno successivo, nella sua casa vicino al ponte di Putney, sarebbe stata strangolata e sodomizzata dal maniaco. Dopo un lungo lavoro di ricerca, gli inquirenti riescono a stabilire che le impronte trovate sulla scena di due degli omicidi appartengano a Kenneth Erskine. Ma si trovano di fronte a un problema che raramente assilla gli agenti delle fiction alla CSI. È vero, hanno il nome del colpevole, ma il colpevole non ha un'abitazione. È in una città delle dimensioni di Londra. Si tratta di trovare il proverbiale ago nel pagliaio. Per loro fortuna scoprono che ogni 28 del mese Kenneth Erskine incassa un sussidio di disoccupazione, così come scoprono che froda allo Stato britannico, visto che è l'intestatario di 10 conti correnti in altrettante banche. Benché sembri improbabile che l'assassino sia così ingenuo da rischiare l'ergastolo per incassare un assegno a cui peraltro non ha diritto e di cui non ha bisogno, decidono di far piantonare il Dipartimento della Previdenza Sociale di Southwark, dove Erskine è iscritto nelle liste di collocamento. Il 28 luglio dell'86, mentre si reca ad incassare il proprio sussidio di disoccupazione, Erskine viene arrestato. Quando viene interrogato, gli agenti rimangono sconvolti. Erskine è chiaramente ritardato e sembra incapace di portare avanti un interrogatorio. Risponde a monosillabi e non fa altro che ridacchiare, fissare il vuoto e masturbarsi, anche in presenza degli agenti. Quando viene sottoposto ad un test psichiatrico in vista del processo, il medico stabilisce che l'uomo abbia il quoziente intellettivo e il livello di maturità di un bambino di 11 anni. Il processo allo strangolatore di Stockwell si apre il 12 gennaio 1988. Anche in aula Erskine non sembra pienamente cosciente di quello che gli sta capitando. Forte della testimonianza dell'unico superstite, Frederick Prentice, che aveva già riconosciuto senza ombra di dubbio il suo aggressore in un confronto all'americana, e di una vera e propria valanga di prove, la giuria è invece pienamente sicura di cosa Erskine abbia fatto. Perciò lo condanna a 7 ergastoli per i 7 omicidi e a 12 anni per il tentato omicidio di Fred Prentice, pena che Erskine sta tuttora scontando nel manicomio criminale di Broadmoor. In carcere lo strangolatore di Stockwell non se la passa male, anche se a detta dei dottori le sue condizioni mentali sono peggiorate. Ha riscoperto la Bibbia e di sicuro la sua vita lì dentro è piuttosto movimentata, visto che nel 1995 ha salvato la vita ad una nostra vecchia conoscenza, Peter Sutcliffe, lo squartatore dello Yorkshire. Nel 1998 poi, durante il party dell'ultimo dell'anno, un compagno di prigionia gli ha dato fuoco con un lanciafiamme che si era costruito da solo per festeggiare l'anno nuovo. Insomma, Bibbia, psicofarmaci e un sacco di incontri interessanti. La mia storia termina qui. Grazie per essere stati con me. Alla prossima.
Thank you.